Continua il nostro tour agli stadi del grande calcio. Il cielo è limpido qui nella scala del calcio a San Siro. Mancano pochi istanti al calcio d'inizio. Con me c'è Lele Adani, pronto per il commento tecnico. Division Rivals, protagoniste della sfida di oggi. Sfida che è garanzia di gol e spettacolo. È sempre un piacere essere qui in compagnia tua e dei nostri amici a casa. Sento delle vibrazioni positive per oggi. Sono convinto che ci divertiremo. Royals che si schierano in campo con questi 11. In porta c'è Manuel Neuer. Bellingham insieme a De Bruyne a formare l'asse di centrocampo. In attacco si affidano alla forza d'urto di Haaland, schierato accanto a Thomas Müller. Palla che rotola comoda tra le braccia del portiere. Queste le scelte del tecnico degli ospiti per il match di oggi. Gigio Donnarumma tra i pali. Linea difensiva composta da Paolo Maldini con Sergio Ramos. E Sieni insieme a Renato Sanchez in posizione centrale. Attacco con Beni Yedder come unico terminale. Palla respinta. Müller. Giocatore incredibile, De Bruyne, fra i più attesi di questo match. È in grado di seminare lo scompiglio nella difesa avversaria. Ma perché? Donnarumma, ma il pallone è ancora lì. Pericolo scappato. Era fallo, ma c'è il vantaggio. Azione che prosegue, si affacciano nella tre quarti avversaria. Sembrava un'azione interessante, come l'ho detto. Sterling. Riceve De Bruyne. Beni Yedder. Mbappé. Renato Sanchez. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. 1-0. Non ha sbagliato. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro. 1-0. Palla gol per Beni Yedder. Palla fuori, sarà corner. Sceglie il tocco corto. Lottin. Palla buona per Mbappé. Conclusione deviata, decisivo questo tocco. Ecco Martinez. Puntuale qui il difensore nel recupero. Beni Yedder. Attenzione, pericolo. C'è il gol del più 2, vantaggio che comincia a essere interessante. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Lottin. Servito Beni Yedder. Intervento rischioso, ma ha preso la palla. Renato Sanchez. Squadra ospite che si è fatta preferire nel possesso palla, lo confermano anche i numeri. Stanno letteralmente dominando. Beni Yedder. Parco dei Principi che ci accoglie con tutta la sua magia per questo match. Pierluigi Pardi e Daniele Adani di nuovo in cabina di commento per raccontarvi questo match. Di scena oggi le Division Rivals. Scendono in campo Raptors e Royals. Non ho dormito stanotte, non ce l'ho fatta. Io spero solo che la partita si riveli all'altezza delle enormi aspettative. Ancora una volta affidiamoci al calcio. Raptors che scelgono di partire con questa formazione. Ter Stegen tra i pali. In difesa Van Dijk con Jurgen Kohler a formare la coppia centrale. Pedri insieme a Modric come interno di centrocampo. In attacco Messi a fare coppia accanto a Robert Lewandowski.
Azione nella metà campo avversaria per i Raptors. Attenzione a Lewandowski. Ritarda l'azione con questo intervento. Müller. Chiamato in causa Haaland. Contrasto pulito, svetta il tentativo avversario. Si è scritto e detto molto alla vigilia su Thomas Müller. Raggiungere 100 presenze con questa maglia. Cominciano a essere tante davvero. Attenzione, guarda Pierre! Intervento decisivo che salva la porta. Palla in verticale sull'attaccante. Possono passare in vantaggio. Azione che sfuma, grande lavoro della difesa. Haaland. Lewandowski. Pallone che viene recuperato. C'è spazio per Müller. L'arbitro concede il vantaggio, si va avanti. Sterling. Mantengono il possesso del pallone con una buona serie di passaggi. Bellingham. Palla ribattuta. Sale Walker. De Bruyne. Lucas Moura. La parata di Ter Stegen. Intervento da cartellino questo, vediamo. Intervento da giallo, giallo. Decisione corretta, Pier. Ora deve fare attenzione. Perdono il pallone. Sterling. Porta palla, vediamo cosa fa. Pallonetto, vediamo se c'è il cartellino. Intervento meritevole del giallo secondo l'arbitro. Nulla da dire, Pier. Mi sembra che gli estremi per l'ammonizione ci siano tutti. Alexander Arnold. Ha rischiato il rigore qui, se l'è cavata molto bene. Palla sul palo, non è finita. Riescono a recuperare bene. Perde un brutto pallone. Non sono stati assistiti dalla buona sorte sulla conclusione di poco fa. Portiere non ci sarebbe mai arrivato. Il palo ha negato loro il gol del vantaggio. Modric. Lewandowski. Il portiere dice di no. Lo possono trovare il gol del vantaggio sugli sviluppi di questo corner e l'occasione va sfruttata, come sottolineato anche dai tifosi. Occhio al tocco di Messi al centro. D'applausi l'intervento del portiere su questa girata di testa. C'è tutto qui, istinto, tecnica, senso della posizione, c'è tutto in questa parata. C'è il pressing sul portatore di palla. Müller. Lo vede. Sterling. Con grande personalità ha fermato l'azione d'attacco. Bellingham. Sterling. Era fallo, ma c'è il vantaggio. Palla troppo lunga, si ripartirà con una rimessa laterale. Attenzione a De Bruyne. Cerca il tiro.
Ter Stegen, attenzione, palla ancora in gioco. E c'è la rete, dopo il primo salvataggio ha colpito, qui non poteva davvero nulla. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Alexander Arnold mette in movimento Bale, intercetta il passaggio e interrompe la manovra. Attenzione a Bale, conclusione che non ha preso il giro sperato. Aveva mirato il palo lungo, se avesse centrato lo specchio probabilmente non ci sarebbe stato niente da fare per il portiere. Palla che viene intercettata, si rifugia sul portiere, sul pressing avversario. Kyle Walker, palla per Bellingham. Lucas Moura, apertura per Lucas Moura. Kevin De Bruyne, ci sarà un minuto di recupero. Lucas Moura, Müller, tiro murato, respinge di nuovo il tiro. Arriva l'intervallo al Parco dei Principi, squadra degli spogliatoi dopo il primo tempo. Comincia la seconda frazione di gara. Tackle efficace qui. Prova ad andare Lewandowski. Messi! Non si lascia sorprendere qui il portiere. È tutto pronto per la battuta di questo calcio d'angolo. Chance importante da Bandierini, i tifosi ci credono, aumentano l'intensità della spinta, sembra quasi che vogliono spingere loro la palla in rete. Thomas Müller, occhio a Dembélé. Rabiot tenta la verticalizzazione, buona idea, si alza la bandierina a vanificare un'azione interessante. Bella l'imbucata, palla data con i tempi giusti, ma non ha letto bene il movimento della linea difensiva, finendo per anticipare troppo l'inserimento. Modric, servito Pedri, scivolata da manuale questa. Attenzione, potrebbe anche arrivare un cartellino. Arbitro che si limita a un avvertimento verbale, alla prossima però credo sarà giallo. Decisione che non ha convinto la panchina, chiedevano il cartellino, l'impressione che... Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. E con questa rete si sono fatti raggiungere, il risultato adesso è ancora in bilico. Hanno pareggiato dunque 1-1. Può avanzare indisturbato. Taglia nel mezzo. Ha sprecato malamente la buona posizione. Sì, perché ha provato a piazzarla e da lì doveva sfondare la porta. La legge bene Müller. Buono il tocco di Müller. Buona coordinazione, ma non ha trovato la mira qui. Posizione interessante per Lewandowski. Grande intervento di Neuer che salva la porta. Batte lungo. Azione che sfuma. Attenzione a Lewandowski. E c'è il gol, praticamente a porta vuota. Gol,
Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Mbappé va via la marcatura. E sarà rigore. Oltre al rigore arriva anche l'ammonizione per l'autore del fallo. La rincorsa di De Bruyne. E pare il rigore. La squadra di casa finora ha fatto meno possesso palla rispetto agli avversari. Nonostante questo sono avanti nel punteggio. L'ennesima riprova che nel calcio non sempre supremazia territoriale e vittoria vanno a braccetto. Puoi tenere la palla quanto vuoi, ma se non riesci a finalizzare, a buttarla dentro, serve solo per le statistiche. Devono stringere i denti qui se vogliono portarla a casa. Gli avversari stanno reagendo. Può essere il pallone del pareggio. C'è Capo, attenzione, la squadra è sbilanciata in avanti. Hanno rischiato, ma grande copertura. Palla regalata. Ha spazio per andare. Sale Walker. Nuovamente su Dembélé. Recupero palla determinante. Potevano andare veramente in porta qui. Müller. Occhio a Dembélé. Ter Stegen, attenzione, palla ancora in gioco. Si avventa sul pallone e lo spazza. Azione che sfuma. Sale Müller. Attenzione a Dembélé. Ottimo intervento del portiere. Ci sarà dunque un cambio. Crossa nel mezzo. Rinvio così così, attenzione. Attenzione a De Bruyne. Mbappé. Si guarda intorno, vediamo se inventa qualcosa. Pallone riconquistato, possibilità. Mbappé. E c'è un altro pallone. Provano a giocare. Ottima chiusura difensiva. Hanno spazio per andare in contropiede. Rafael Guerreiro. Ferma un'azione pericolosa qui. Ousmane Dembélé. Può andare. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gara. Occhio al suo movimento. Palla che finisce in out. Scivolata perfetta, pallone recuperato. Guerreiro. Palla per Alexander Arnold. Bale. Rafael Guerreiro. Nuovamente Bale. Passaggio da dimenticare, palla regalata agli avversari. Müller. Tempo che sta per scadere, ci provano fino all'ultimo. Game over, si chiude dunque con la sconfitta della formazione ospite.
Match attesissimo da entrambe le tifoserie, questione di attimi prima del calcio d'inizio. Come c'è ovviamente Lelio Adani, che saluto e che è già pronto, prontissimo per il commento tecnico. Di scena oggi le Division Rivals. Sfida che offre diversi motivi di interesse. È sempre un piacere, Pierre, essere qui in tua compagnia, dei nostri amici e amiche a casa. È proprio a loro che mi rivolgo. Ragazzi, volete assistere a un bel match? Beh, rimanete sintonizzati qui, perché abbiamo quello che fa per voi. Lucas Moura. Attenzione a Thomas Müller. Occasione già nei primi minuti. Hanno messo subito in chiaro le cose, Pierre. Sono qui per vincerla. Royals che si schierano in campo con questi 11. In porta c'è Manuel Neuer. Timo Werner! 1-0 nel primo quarto d'ora. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Bellingham cerca il taglio. Werner mette un assegno il più duro. Manca davvero poco ormai al fischio d'inizio. Speriamo che le due squadre si rivelino all'altezza. Pierluigi Pardo e Lele Dani vi augurano buon divertimento, vi invitano a non cambiare canale. Tutte le attenzioni oggi sono rivolte a questa sfida delle Division Rivals. Si annuncia la partita di grande livello. Non vedo l'ora che inizi. Speriamo di assistere a un match divertente, ricco di gol. Gli ingredienti ci sono davvero tutti. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione dei padroni di casa. In porta Jorge Campos. In difesa spazia King. Con Rafa Márquez come coppia centrale. Verratti, finito.
1-0, è arrivato il primo gol del match. Si è fatto trovare puntuale all'appuntamento con il gol. Ha infilato il portiere da sottomisura. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Intervento in scivolata perfetto. Attenzione a Messi. Deve sfruttare questa occasione se vuole il pari. Risolve una situazione molto complicata. Lisandro Martinez. Servito Sterling. Sterling. Avanza di Royals. Ottimo recupero del pallone. Sterling. De Bruyne. Può segnare da lì. E c'è la rete. La seconda. Ancora lui ha saputo colpire. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Contrasto efficace, palla in calcio d'angolo. Cross nel mezzo. C'è spazio per Sterling lungo l'out. Riconquistano il pallone. Sterling. Lucas. Palla che è uscita di poco. Avrebbe dovuto sfruttare meglio questa occasione da distanza ravvicinata. Pierre ha chiuso l'azione con una conclusione potente ma non precisa. Verratti. Può scambiare con il compagno. Insigne. Insigne. Un super gol di Lorenzo, il magnifico Insigne. Il punteggio adesso è di 2-1. Walker. Azione prolungata. L'arbitro lascia il vantaggio. Lucas Moura se ne va in dribbling. Azione senza conseguenze. Pressing sul portatore di palla. Lucas. C'è l'intervento del difensore che spedisce il pallone in out. Kyle Walker. McTominay. Occhio all'avanzata. Lucas Moura se ne va in dribbling. Müller. Quartiere battuto e adesso due gol tra loro e i rivali. Rivediamo meglio l'azione del gol da un'altra inquadratura. Difensore che si è fatto saltare troppo facilmente in questa occasione. Bravo Thomas Müller a battere il portiere da sotto misura. Il tedesco è un tipo altamente affidabile in certe situazioni. Possesso consegnato agli avversari. Ospiti che hanno giocato un numero superiore di palloni, come dimostrano le percentuali sul possesso palla. Vedi come si divertono quando giocano, continuano a creare occasioni, la palla gira velocemente, infilano la difesa avversaria come un coltello nel burro. La differenza tra le forze. Attenzione, il pallone lì. Occhio perché si mette qui sulla traiettoria e recupera un buon pallone. Müller. Legge bene la traiettoria e riparte. Müller. Grande intervento del difensore in area. Avanza lungo la fascia. Taglia verso il centro. Mbappé. Risultato che torna in qualche modo empirico grazie a questo gol. Stiamo assistendo a un match davvero emozionante sul risultato di 3-2. Prova ad aprire verso il compagno. Senza problemi qui per la difesa.
aumenta la pressione. Può avanzare a spazio. Si avventa sul pallone e ferma tutto. Occhio a Verratti. Può essere il pallone giusto. Contrasto efficace, ha evitato che calciasse. Kyle Walker. Sul cronometro pochi minuti in questo primo tempo, risultato che fin qui premia la squadra ospite. Il risultato riflette l'equilibrio che si è visto in campo finora, Pier. Nessuna delle due squadre è riuscita a imporre il proprio gioco. Hanno saputo sfruttare meglio gli episodi, ma la sensazione è che dovranno sudarsela per portarla a casa, eh? Entrata pulita e pallone recuperato nei 16 metri. Sale Insigne. Sembravano esserci presupposti interessanti, come non detto. E finisce così la prima frazione di gara. Ecco il calcio d'inizio del secondo tempo. Lottin deve sfruttare questa occasione se vuole il pari. Grande intervento di Noia che salva la porta. Hanno una buona occasione sul calcio d'angolo per pareggiare. I tifosi spingono, si fanno sentire. Cocosele che finisce di poco sul fondo. Provato la botta, ma da quella distanza, ma appoggiala, no? Kyle Walker. Entrata decisa. Lottin. Uscita bassa, decisiva. Bravissimo il portiere. Tempi calcolati alla perfezione. Poteva rischiare di commettere fallo. Palla persa. Tiro centrale, assolutamente comodo per il portiere. Mbappé. Cercato Hakimi. Xavi. Ottimo l'intercetto del pallone. Mbappé. Prosegue nella sua corsa. Sarà fallo laterale. Passaggio di Messi che viene intercettato. C'è il gol del più 2, vantaggio che comincia a essere interessante. Gol scaturito da un ottimo pressing che gli ha permesso di recuperare palla e far ripartire immediatamente l'azione. Replay meritato. Si riparte sul punteggio di 4-2. Dembélé. Sventa qui la minaccia. Kyle Walker. Ecco per Müller. Possesso regalato. Dembélé. Palla buona per Mbappé. Mbappé non sbaglia qui.
rete che porta il risultato sul 5-2. Mbappé va via la marcatura. Possesso palla, caccia nel momento giusto. Ancora lui! Secondo gol della giornata, un gol bellissimo. Davvero una partita esaltante dal punto di vista spettacolare questa. C'è il vantaggio, giusto non interrompere. Posizione invitante. Palla respinta, ancora in gioco, pericolo. Fischia l'arbitro, è calcio di rigore, è una pessima notizia per loro. Operazione rimonta che si complica ulteriormente. È dentro e adesso prendono davvero il largo. La partita riprende dunque con il risultato di 6-3. Possibilità per Messi, attenzione. Recupera il pallone il portiere con un'uscita disperata e precisa sui piedi dell'attaccante. Coraggioso e infatti è stato premiato, ha salvato la porta con un grande intervento. Occasione per Mbappé. L'arbitro assegna il rigore per questo fallo. Calcio di rigore. Ed è gol, trasforma con sicurezza dal dischetto. Oggi certamente non ci si annoia, merito degli attaccanti che continuano a segnare con grande facilità. C'è spazio per calciare, può puntare la porta. Kylian Mbappé, eccolo il gol. Non la giornata migliore per i portieri, costretti a raccogliere palloni su palloni. Il pubblico neutrale sicuramente apprezza, magari le difese un po' meno. A metri per correre Salah. Mbappé. Ancora su Mbappé. Non ha dubbi l'assistente, fuori gioco dunque. Sapeva di essere oltre l'ultimo difensore, ha provato a rimettersi in gioco ma senza successo. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. Mbappé. Palla buona per Mbappé. Ha mirato all'angolo ma ha esagerato, pallone che è uscito non di molto. Xavi Hernandez la legge bene e intercetta. Lottin. Attenzione a De Bruyne. Buona conclusione, palla fin di traversa, tipo di avversari che tirano un sospiro di sollievo. Mancano 10 minuti alla fine della gara. Mette in movimento Salah. Vediamo cosa inventa. Non avviene Neuer, attenzione. Super Neuer su questo tiro. Occhio al tocco in mezzo. E c'è il gol che rende il passivo meno pesante in questo finale. Speravamo di vedere tanti gol, ovviamente. Fin qui devo dire che non possiamo lamentarci. Buono qui l'intervento del difensore. Sarà fallo laterale. Jordi Alba. Palla che è uscita, brutto errore. Mette fine all'attacco e recupera il pallone. Vuole il tocco verticale. Tocco intelligente. E c'è il gol, il punto esclamativo. 3 reti di vantaggio adesso e notte fonda per gli avversari. È una distanza profondissima quella che separa le due squadre. L'arbitro ha qualcosa da dire al giocatore. Ha esaurito il bonus qui, il prossimo fallo sicuramente sarà da giallo. Sale Müller, ottimo intervento in copertura. Possono sorprendere la difesa, c'è spazio.
sale Walker. De Bruyne. Sbaglia qui Mbappé, regala il pallone agli avversari. Sale Müller. Occhio a Mbappé. Mbappé. Ci mette il corpo sul tiro. Finisce così con il trionfo della squadra ospite. Una vittoria netta. Quello che mi è piaciuto di... De Bruyne. Può segnare da lì. E c'è la rete, la seconda, ancora lui ha saputo colpire. Passaggio di Messi che viene intercettato. C'è il gol del più due, vantaggio che comincia a essere interessante. Gol scaturito da un ottimo pressing che gli ha permesso di recuperare palla e far ripartire immediatamente l'azione. Replay meritato. Palla buona per Mbappé. Mbappé non sbaglia qui. Dentro e adesso prendono davvero il largo. E il gol trasforma con sicurezza. Tocco intelligente. E c'è il gol, il punto esclamativo. Tre reti di vantaggio adesso e notte fonda per gli avversari. Bel tempo a Milano, Sparta di San Siro sold out per questa sfida. Un saluto da parte mia e di Lelia Dani, se volete sapere come andrà a finire, rimanete con noi. Sfida valevole per le Division Rivals. Non dovrebbe mancare lo spettacolo, Lele. Come sempre, Pier, è un onore essere qui a commentare le partite con te e con il pubblico da casa. L'atmosfera qui è elettrizzante, questo match pare essere davvero imperdibile. Questa è la formazione con cui scendono in campo gli ospiti. Modulo con assetto decisamente difensivo, difesa 5, senza rinunciare però al 2 punto. Schieramento molto duttile, Pier. Elastico. In fase di spinta i due esterni bassi possono alzarsi per dare una mano al centrocampo e diventare ali aggiunte. L'infortunio di prima sembra farsi sentire, forse a questo punto è inutile continuare. Con questa palla, con questa scivolata efficace. Thomas Müller è uno che può risultare decisivo con esperienza e qualità. È sicuramente uno dei giocatori più interessanti in campo oggi. Ha tanta qualità, poi sono i numeri da fuori classe.
Io non ho dubbi sul fatto che ci farà divertire. È il capocannoniere di questa squadra. Ci sono ottime chance di veder comparire il suo nome sulla lista dei marcatori del match. Finito. Kobel. Molto bravo qui reattivo. Occhio al corner. Palla allontanata ma non è finita. Se la cavano senza problemi. Procede a fatica. Entrata decisa. Müller. Deve tuffarsi qui il portiere. Intervento non particolarmente difficile. Allora Pier, questa è una parata comoda, ma va pur sempre fatta. Sbaglia il rinvio qui. Nulla di fatto. Abraham. Se lo beve. Occhio perché possono passare in vantaggio. Palla in rete, è arrivato dunque il primo gol. E rivediamo ancora il gol. Ha superato bene il proprio marcatore, ha poi calciato forte dalla media distanza. Il portiere non ha avuto il tempo di intervenire. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Sale Walker. Servito Lucas Moura. All'occasione per riaprire il match. Si ripartirà con un calcio d'angolo. La mette in mezzo. Avanzano della tre quarti avversaria. Se la cavano possono tirare un sospiro di sollievo. Thomas Müller. A campo a disposizione. Interviene in scivolata e fa su il pallone. Milito. Occhio a De Bruyne. C'è il movimento senza palla. Di Lorenzo. Tocco impreciso, pallone recuperato. Supera facilmente il difensore. Müller. Può metterla da lì. Bella risposta di Kobel. Il rinvio di Bonucci. Reattivo il portiere sulla conclusione di prima. Ha impedito il pallone di entrare con un grande intervento. Sarebbe stato il gol del pari. Prova con questo pallone. Intervento così, così, attenzione. Bene qui l'estremo difensore, blocca il tiro. De Bruyne. Buono il pallone filtrante. Allontana Koulibaly. Crossa nel mezzo. Ma non granché qui l'intervento del difensore. Il gioco prosegue. Sale Müller. Posizione invitante. Colpisce il palo ma non è finita. È entrato bene qui con decisione. Punizione concessa dall'arbitro per questo intervento. Conclusione che meritava miglior sorte. Palla respinta dal legno, fortunato il portiere nella circostanza. Sarebbe stato il gol del pari. C'è il movimento dei compagni.
Attenzione, pericolo! Ha sprecato tutto da pochi passi. Ha optato per la potenza, la palla non è uscita di molto, ma poteva fare meglio qui. Kevin De Bruyne. Nuovamente Müller. Palla buona per Müller. Conclusione respinta, se la cavano qui. Palla che esce, calcio d'angolo per i Royals. Hanno una buona occasione su calcio d'angolo per pareggiare e i tifosi spingono, si fanno sentire, avvertono il profumo di gol nell'aria. C'è la respinta qui. De Bruyne. Apertura per Lucas Moura. Sterling. Ottimo intervento. Sale Walker. Servito Lucas Moura. Prova ad aprirsi un varco. Intervento fondamentale in area di rigore. Abraham. Riconquistano il pallone. 60 secondi da recuperare. Pallonetto, vediamo se arriva una sanzione. Ammonito qui l'autore del fallo. Deve stare attento ora se vuole finire la partita. Prova a far salire la squadra. Evita l'avversario. Può far male da lì. C'è la respinta del portiere. Occhio, l'azione non è finita. A San Siro arriva il fischio che chiude la prima parte del match con le squadre che vanno a riposarsi. L'arbitro fischia qui a San Siro, parte il secondo tempo. Recupera palla grazie a questa scivolata. Jordi Alba. Mbappé. Ha salvato la porta con questo intervento. Occhio al tentativo in campo aperto. Suggerimento interessante. Potevano fare meglio qui, non ci sono dubbi. Non l'hanno gestita bene. Ci sono metri per Mbappé. De Bruyne. Ancora su Mbappé. Intervento pulito sul pallone, minaccia sventata. Attento il portiere che sventa il pericolo. Occhio all'angolo di De Bruyne. Colpo di testa. Grande intervento del portiere. Abraham. Perde banalmente questo pallone Jordi Alba. Sale Müller. Mbappé. Conclusione tesa, palla fuori di parecchio. Non serviva tutta quella potenza da lì, bastava solo appoggiarla. Bonucci. Riceve Szoboszlai. Sbaglia il passaggio e regala il pallone. Ketia. Attenzione a Jordi Alba. Tenta la conclusione. Buona conclusione che però finisce di poco fuori. Questo è l'atteggiamento giusto quando si cerca il pareggio. Devono spingere per trovare una crepa nella difesa avversaria. Szoboszlai. Non può sbagliare. Ottima la parata qui. Lucas Moura. Ketia. A metri qui Dembélé. Dembélé. Nuovamente su Dembélé.
possono annullare lo svantaggio. Tiro che è stato murato, grande occasione svanita. Corner a disposizione dunque dei Royals. Non un granché questo rinvio. Nessun problema per il portiere. Mbappé va via la marcatura. De Bruyne. Ci mette una pezza il portiere, ma non è finita. Possono respirare. Reattivo il portiere sulla conclusione di prima. Ha impedito il pallone di entrare con un grande intervento. Sarebbe stato il gol del pari. Kevin De Bruyne. Ecco per Müller. Lottin. Müller. L'assistente con la bandierina alzata, posizione di offside. Ha provato a rientrare dall'offside, ma con scarso successo visti i risultati. Ospiti che hanno fatto registrare un minor possesso palla rispetto agli avversari finora. Sono comunque avanti a rispetto di una minore supremazia territoriale. Preferiscono occhio per questa occasione, eh? L'arbitro ferma il gioco, assegna la punizione, posizione interessante. Super Neuer su questo tiro. Occhio al corner. Deviazione aerea, palla fuori anche per merito del difensore. C'è la sostituzione. Ancora un quarto d'ora per l'esperanza delle due squadre. Metterla da lì. Owen. Pericolo. Neuer non la tiene. Respinge qui il tiro. Ecco Mbappé. Pallone perso banalmente da Mbappé. Siamo entrati nell'ultima parte di gara. Si profila una sconfitta per i padroni di casa. Ancora pochi minuti per rimettere le cose a posto. L'importante però è non perdere. E in area non può sbagliare da lì. E non sbaglia da lì. Conclusione che è terminata in rete dopo aver baciato la faccia interna del palo, lo possiamo vedere da questo replay. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Number 15, Lucas Moura, to be replaced by number 11, Adrian Rabiot. Guadagna metri. Dembélé. Occhio a Dembélé. Dembélé supera l'avversario. Ha risolto problemi con una grande giocata. E il difensore spazza il palo laterale. Attenzione a De Bruyne. La gioca Mbappé. Conquistano un calcio d'angolo. La mette dentro De Bruyne, non riesce a spazzarla via. Conclusione deviata, decisivo questo tocco. Portiere che ha risposto da campione su questo colpo di testa. Occhio alla ripartenza. Attenzione al cucchiaio. Palla che sbatte sulla traversa, pericolo. Si continua a giocare. Ketia. Si giocherà per almeno altri due minuti. Si fa vedere in avanti. Può metterla da lì. Scivolata sul pallone. Tempismo. È finita. C'è grande delusione in campo. Ovviamente anche sugli spalti. Perdere davanti al proprio pubblico non è mai bello. Oggi sembravano davvero la brutta copia della squadra ammirata in altre occasioni, Pier. Io ho avuto l'impressione che non fosse...
Beh, Pier, non è gol. Lo possiamo vedere anche dalle immagini. In diretta avevamo avuto più di qualche dubbio.